San Paolo che va all'Areopago e annuncia che il Dio ignoto si è svelato, che il Dio ignoto è diventato noto, ha preso un volto umano, un volto che libera dalla paura, perché se Dio è ignoto, considerando che noi dell'ignoto abbiamo paura, avremmo paura di Dio. E quando la paura ci domina è perché non guardiamo a Gesù. Abbiamo come riferimento un'altra faccia, semmai la nostra, piena di limiti, o la faccia della natura, che come in questi giorni ci è evidente che non c'è assolutamente madre, che è una povera creatura ferita come noi e che fa paura, ma è anch'essa è segnata dalla redenzione. E davanti a Gesù uno non ha più paura di vivere. Hai la libertà di vivere tutto, il bello e il brutto. Stamattina mi sono commosso ma alle lacrime quando sono andato a trovare il babbo dei Parmiani, che come tutti sapete, perché Lugo è praticamente un paese e attraverso i social le cose non arrivano a succedere che già si sanno, lui abitava a San Lorenzo e la sua casa è stata praticamente sventrata. Lui non era in casa, era già andato da Gianni, suo figlio, e stamattina sono andato a casa di Gianni a salutarlo e a portargli la comunione. E mi diceva, lui che ha 92 anni, con un volto sereno, le cose importanti della vita neanche l'alluvione me le può portare via. Mi hanno portato via la casa, ma non mi è stato portato via ciò che conta. E allora, di fronte a queste circostanze, ci dobbiamo schierare come la folla davanti a Pietro, a Paolo, nell'Areopago. Alcuni lo deridono, alcuni si mettono a discutere e alcuni credono. Paolo non converte nessuno, ha solo il potere di provocarli alla conversione. E neanche Dio ti converte se tu non hai chiaro che cosa vuoi. Perciò anche in queste circostanze puoi starci o ribellandoti o discutendo, andando a cercare solo tutte le cose sui social e ci ubriachiamo di queste cose, oppure mettendoci in atteggiamento di mendicanza. Perciò ognuno di noi è chiamato ancor di più in questa circostanza. Che senso ha questa circostanza? Io non lo so, però sicuramente so perché cosa può essere accaduto, perché tu possa ridecidere a che cosa ti vuoi convertire. Sia l'angoscia, sia la rassegnazione, sia il lamento, se alla divulgazione dei social, nella speranza di essere il primo a postare qualche cosa. Oppure, Signore, vieni. Ieri sera
prima di dormire mi è arrivato un messaggio e lo guardo, era un video, il video di una che tutti avete visto sicuramente, di una situazione, penso, di Cesena o Forlì, dove l'acqua era già al terzo piano, non c'era luce e da tutte le case, dalle finestre uscivano voci: aiuto, aiuto, aiuto. E lì mi sono detto: no, stanotte non si può dormire, stanotte bisogna vegliare, bisogna pregare. E allora praticamente quasi tutta la notte l'ho passata ad alternare dei rosari e a leggere ciò che non muore mai. Lo vedo? Ciò che non muore mai. Il cammino di un uomo, che è praticamente l'autobiografia di Nagai. Questo scienziato giapponese, convertito attraverso l'incontro con quella che diventerà sua moglie, andrà per due volte in guerra come medico e poi si ammalerà di leucemia, causa le radiografie. Migliaia di persone, lui ha sviluppato tantissimo questo metodo, e finché arriverà la bomba atomica e lì perderà tutto. No, non perderà i due figli, perché in quel momento non erano a Nagasaki. Perderà la moglie, la casa, tutto. Con lui malato di leucemia, che di lì poi a pochi mesi morirà. E prima di morire ha voluto scrivere la sua autobiografia. E nell'ultima pagina, fra l'altro, c'è veramente, procuratevelo in questo periodo, perché c'è, leggendo, poi mi sono commosso pensando, che durante la pandemia ci è stato dato di leggere la vita di Van Tuan e adesso in questo periodo ci è stato chiesto di leggere la vita di Nagai. E questo l'ho proprio percepito come una grandissima tenerezza di Dio. E lui conclude il racconto della sua vita con questa pagina: ciò che doveva perire era perito, ciò che doveva morire era morto. Il frutto di tutto ciò che avevo costruito e conseguito nel corso degli anni era ridotto a un mucchio di cenere, perché di una natura che era destinata a morire, perché la natura è destinata a passare dalla scena di questa terra. E quando mi resi conto che avevo dedicato tutta la mia vita a lavorare per qualche cosa che alla fine sarebbe diventato cenere, rimasi sconvolto. Tutta una vita per la cenere. Non potevo sopportare una vita senza senso. Dovevo trovare ciò che non perisse. Dovevo aggrapparmi a ciò che non muore mai. Il tempo passa.
lo spazio svanisce, gli esseri viventi muoiono, ma noi dobbiamo vivere la vita. In modo che rimanga ciò che non può perire, ciò che non muore. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Avevo compreso che ciò che oltrepassa il tempo e lo spazio e rimane per sempre è la parola di Gesù, che è Dio. La vita nella sua parola, la vita con la sua parola, la vita che ama Dio ed è amata da Dio, la vita soprannaturale, la vita dello Spirito. È questa la vera vita che un uomo deve vivere. Avevo perso tutto, ma stavo entrando nella nuova vita, nella ricerca di ciò che mai avrebbe potuto perdere. In una piccola capanna nel mezzo della landa atomica, spazzata dal vento, con due bambini piccoli tra le braccia e il corpo che non può più muoversi come vorrebbe. Ora conduco la mia vita nel fulgore. Guareschi fa dire a Don Camillo, dopo l'alluvione, «Signore, se è questo ciò che accadrà, cosa possiamo fare noi?» E Cristo sorrise e gli disse, «Ciò che fa il contadino, quando il fiume travolge gli argini, e invade i campi. Bisogna salvare il seme. Quando il fiume sarà rientrato nel suo alveo, la terra riemergerà e il sole l'asciugherà. Se il contadino avrà salvato il seme, potrà gettarlo sulla terra resa ancora più fertile dal limo del fiume. E il seme fruttificherà e le spighe turgide e dorate daranno agli uomini pane, vita e speranza. Bisogna salvare il seme, cioè la fede. Don Camillo, bisogna aiutare chi possiede ancora la fede e mantenerla intatta. Questo è il nostro compito. Questa è la nostra ora.